Però vorrei anche chiedere al Presidente Monti, è d'accordo rispetto al tema della liberazione, di avere un po' di risorse, della spesa pubblica che consente di dare ossigeno alle famiglie e alle imprese? Che so, di inserire nel mercato del lavoro 130.000 giovani e di affiancarli a quei lavoratori che teniamo sul posto di lavoro con la legge Fornero fino a 67, 68 e 69 anni? Perché se teniamo una persona a quell'età sul lavoro, non è che possiamo meravigliarci della disoccupazione giovanile al 40%, non assume una persona, un'impresa che deve tenersi ricchetti fino a 70 anni. Allora io dico, gli affianchiamo negli ultimi 2 anni un giovane, un inserimento lavorativo, e dove li a contributi zero per l'azienda, dove li prendiamo i contributi da pagare? Ci sono 130.000 persone nel nostro paese che hanno una pensione superiore a 10 volte la minima. 10 volte la minima, quindi superiore ai 6.000 euro. Si può ridiscutere il tema dei diritti acquisiti o siccome il 90% di questi pensionati che prendono 6.000 euro al mese sono ex dirigenti di regione a statuto speciale, ex dirigenti di ministeri, ex dirigenti pubblici o parapubblici, non si può discutere nulla. Perché questo è il punto. Il nostro è un paese pieno di vitalizi, pieno di rendite di posizione, non riguardano solo la politica.